Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. È da stamattina che piove, è una giornata buia e che c'è di meglio se non cucinare e magari fare qualche dolcetto? Farò dei tozzetti o cantucci o biscottini, chiamateli come volete, con le mandorle da bagnare poi insieme al nostro vino bianco che è molto dolce, quindi è molto indicato. Bene, seguitemi in questo video. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti per fare questi tozzetti alle mandorle o biscottini, chiamateli come volete. Io uso mandorle con la pelle, eccole qua, mandorle dolci, non amare. Questa è la farina, mezzo chilo di farina, qui ci sono 250 g di zucchero, 100 g di burro. Ma se volete potete usare anche lo strutto, c'è anche chi usa lo strutto. Qui abbiamo 3 uova medie intere. Metterò un cucchiaino, soltanto un cucchiaino scarso di miele, altrimenti vengono troppo duri. Un pizzico di sale, la vanillina o se avete usate bacche di vaniglia. Il lievito sono 8 grammi, quindi mezza bustina di lievito per dolci. E una grattugiata di buccia di scorza di limone. Ok, io userò per fare questi biscotti la planetaria, però tranquillamente potete anche farli a mano. Qui ho messo lo zucchero con le uova, metto la foglia e faccio sciogliere, però per procedere a mano meglio mettere prima la farina, creare una fontana e mettere dentro le uova e lo zucchero, con una frusta e poi o con un cucchiaio. Ok, sciolte le uova, ci metterò il burro. Il burro deve essere morbido, io l'ho fatto ammorbidire molto, non proprio sciolto, però vedete è molto morbido. E faccio girare, lo faccio sciogliere per benino. Nel frattempo che la planetaria gira, nella farina ci metto il lievito, il pizzico di sale e ci metto anche la vanillina, quindi le polveri. Qui metto anche il miele. Il miele ci metto anche la scorza dell'arancia grattugiata. Ok, continuo a girare per far sciogliere bene il burro. Ok, ecco qua. Una volta sciolto bene, vedete ancora ci sono dei pezzettini, metto una parte della farina. La farina la metto in 2 volte. E giro piano fino a far amalgamare bene. Questi biscottini da noi si chiamano tozzetti, ma sono praticamente i cantucci toscani. Adesso i toscani mi diranno: no, non sono questi, ma presso a poco io ho guardato bene tutte le ricette, gli ingredienti sono presso a poco questi. Però nella zona nostra, qui nel Lazio, nei Castelli Romani, li chiamiamo tozzetti, giusto o sbagliato non lo so. Bene, l'impasto si sta, come vedete, compattando. Adesso fermo un attimino e pulisco con la spatola un pochino la foglia e poi faccio girare ancora un altro pochino perché magari è rimasta un po' di farina sotto la ciotola.
Vedete, l'impasto deve essere abbastanza non solido, ma abbastanza morbido. A questo punto posso mettere le mandorle. Naturalmente, se volete farli con le nocciole, liberissimi di farle. Faccio girare piano così, giusto per far amalgamare bene la frutta secca. Ma scusatemi in questa voce. E beh, c'è un'aria umidissima oggi, eh? Piove da stamattina. Allora, ecco l'impasto pronto. Vedete, non ho fatto girare molto, quindi è un impasto molto veloce, eh? Ho messo un po' di farina. Ci giro sopra l'impasto, però l'impasto non va lavorato, la farina serve solo per non, solo per l'esterno, diciamo, per non far appiccicare l'impasto sulla tavola. Quindi tolgo la ciotola, la pulisco bene, non lascio niente dentro. E adesso vedete, lo compatto soltanto con le mani, così lo stringo, quindi la farina che ho messo all'esterno adesso poi la tolgo, non deve andare all'interno, non è che devo star lì a impastare di nuovo, quindi mi serve solo, vedete, per compattare. Ora la tolgo. Ok, ora lo faccio riposare un attimino. Giusto 10-15 minuti, eh? Bene, eccolo qua. Passato il tempo, intanto ho preparato la carta forno sulla teglia. Io adesso ci farò, vedete, lo allungo un pochino. Ci farò 4 pezzi perché i miei tozzetti non li voglio tanto grandi, quindi altrimenti potete fare anche 3 filoncini, eh? Io ne farò 4, ma così ad occhio, tanto poi vanno tagliati, quindi non è un problema, anche se non sono dello stesso peso. Li allungo un pochino così. Calcolate che questi poi si allargano in cottura, anche se non ho messo tanto lievito. Avete visto, alcune ricette mettono una bustina intera. Io ne ho messa mezza. Volendo si può mettere anche il bicarbonato e omettere il lievito, eh? Però con il lievito crescono un pochino, si allargano. Quindi vedete, li sto facendo non tanto grandi, anche perché se li fate più cicciotti il biscottino vi verrà più lungo, eh? Quindi 4 filoncini per me vanno bene. Allora, questo l'ultimo l'ho fatto un po' troppo lungo, quindi un pezzetto lo aggiungo all'altro che è più corto, eh. Vabbè. Ok, nel frattempo ho acceso il forno a 200 gradi. A 200 gradi vanno cotti all'incirca per 20 minuti, che è la prima cottura. Quindi li metto, vedete, al ripiano, al secondo ripiano, ed eccoli qua. A me sono passati 20 minuti col forno ventilato, poi dipende dai vostri forni naturalmente. Non devono essere proprio cotti perché poi vanno comunque tostati e quindi rimessi nel forno. Allora. E questa adesso è la parte un pochino più, diciamo, non difficile, ma un pochino più delicata. Bisogna farli raffreddare un pochino, adesso lo appoggio così, questo è il primo, perché se li tagliamo bollenti si rompono, se li facciamo freddare troppo non si tagliano. Quindi diciamo che devono raffreddare una decina di minuti e poi in taglio obliquo, adesso io qui mi sono un pochino messa troppo dritta,
E piano piano, bisogna fare piano piano, incidere e poi spingere il coltello, vedete il mio a seghetta, ecco qua, bisogna spingere in modo che non si spezzino. Naturalmente i pezzetti che cadono li mangiamo, Ecco qua, vi faccio vedere bene, ecco qua. Quindi trovate la maniera giusta, deve essere ancora tiepido per tagliare, il filoncino. Ok. Ecco qua, adesso vi faccio vedere un altro pezzettino con la velocità un pochino aumentata e naturalmente non li dovete fare sottili perché altrimenti si romperebbero facilmente, quindi un pochino alti così come li sto facendo io. E certo quelli che vendono sono più sottili perché non sono sicuramente fatti a mano, eh? È soltanto quello il motivo naturalmente. Infatti a mano bisogna farli un pochino grossi. Ecco qua, adesso li sistemo per benino. E il forno l'ho abbassato a 180. Una volta messi sulla teglia, li vado in forno per all'incirca 15 minuti. Però guardateli ad occhio, debbono tostare. Quindi io li ho fatti anche fin troppo coloriti perché però a noi piacciono così. Se volete farli più chiari, magari abbassate un pochino la temperatura. Ok, eccoli qua. Vedete, sono un pochino scuretti, ma va bene così perché sono buonissimi, ve l'assicuro. Intanto ho preparato il nostro vino novello, che è dolce ed è molto buono. Guardate, questi sono ottimi. Intinti al vino, sì, anche il vin santo ci sta bene per carità, però noi abbiamo il vino nostro e quindi mettiamo questo, ok? Bene, vi ringrazio della visione e naturalmente lasciate un like e condividete il video. Ciao a tutti!